i farmaci, le terapie farmacologiche sono stati al centro del 12° convegno nazionale dell'AISF, dell'Associazione Italiana per lo Studio della Fibromialgia. E parliamo proprio di farmaci con il dottor Marco Cazzola, responsabile dell'unità operativa di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale di Saronno. Allora, dottor Cazzola, lei qui ha parlato dei sintomi principali di cui soffre il paziente e di conseguenza quali sono i farmaci che possono essere più indicati per appunto contrastarli. Incominciamo dal dolore, che mi passo di capire è appunto compagno di vita purtroppo dei pazienti con fibromialgia. Ecco, è effettivamente così? E quali sono i farmaci più efficaci nel contrastare il dolore? Sì, il dolore è il sintomo cardine della fibromialgia, non si può far diagnosi di fibromialgia in assenza di dolore muscoloscheletrico, che ha delle caratteristiche perché è diffuso, è cronico, quindi dura da oltre 3 mesi, è anche evocabile mediante la pressione a livello di masse muscolari. I farmaci che si utilizzano tradizionalmente nel dolore di altra natura certe volte non funzionano nel paziente fibromialgico, in particolare gli oppiacei. Di conseguenza si è visto, in base ai meccanismi fisiopatologici che sottendono il dolore della fibromialgia, che altre classi di farmaci hanno invece un'efficacia. Quali sono queste classi? Essenzialmente sono farmaci che agiscono sui neuromediatori che trasmettono il dolore a livello del sistema nervoso centrale, in particolare a livello del midollo, e mi riferisco in questo ai farmaci della classe degli antidepressivi, alcuni in particolare che agiscono sia sull'adrenalina sia sulla serotonina. Ad esempio? La duloxetina, la venlafaxina, comunque ne esistono anche altri, è proprio una classe di farmaci che vengono definiti antidepressivi duali. Sempre con un meccanismo analogo di azione a livello di trasmissione del dolore, esistono farmaci che fanno parte della classe degli antiepilettici, in particolare il gabapentin e il pregabalin, che agiscono riducendo anche in questo caso la trasmissione degli stimoli delle afferenze nocicettive lungo il midollo spinale fino a livello del cervello. Queste sono le molecole che hanno maggiori prove di efficacia nel controllare il dolore del paziente. Ecco, secondo sintomo su cui lei si è concentrato è quello dei disturbi del sonno. Ecco, quanto è importante questo problema e cosa fare per migliorare la situazione? Sì, il sonno disturbato non ristorativo è un'altra caratteristica che disturba frequentemente il paziente. Il sentirsi stanchi al mattino quando ci si sveglia è di solito conseguenza proprio dell'aver riposato male. Di conseguenza è importante intervenire con classi di farmaci noti che agiscono come ipnoinducenti per migliorare questo aspetto. Alcune sostanze che sono state utilizzate proprio in questo senso, come il sodio oxibato, non sono stati poi registrati per il rapporto con rischi collaterali, di effetti collaterali abbastanza elevato, ma è bene sottolineare che ancora gli antidepressivi a piccole dosi, alcune particolari molecole possono, come ad esempio l'amitriptilina a basso dosaggio, può essere utilizzato non tanto per avere un effetto antidepressivo quanto per migliorare la qualità del sonno. Ecco, terzo problema su cui lei si è soffermato è quello dell'astenia, della stanchezza. Quanto è importante e cosa fare anche qui? Anche la stanchezza è uno dei sintomi d'accompagnamento, non il solo, ce ne sono molti altri caratteristico della malattia. Ho già accennato che il sonno non ristorativo può influire direttamente sulla stanchezza, quindi un modo per migliorare la stanchezza è quello di migliorare la qualità del sonno. Per quanto riguarda invece un'azione diretta sulla affaticabilità, sono state utilizzate molecole come il modafinil, non disponibile in Italia, ma anche alcuni integratori, ad esempio i supporti con carnitina, hanno dimostrato una certa efficacia.